Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giulio Tanasini e suono la viola da gamba. Vi sto parlando da un'aula della Schola Cantorum Basiliensis a Basilea, in Svizzera, e vorrei innanzitutto ringraziare GOB Genova per aver dato a me e al mio collega e amico Tis Grobelnik l'opportunità di presentare la nostra versione del famoso brano barocco Folie d'Espagne di Marais Marais. In caso foste interessati ad avere qualche informazione in più sia riguardo la musica eseguita che riguardo a questo bellissimo strumento, ci vediamo a fine video. Buon ascolto! Thank you.
Ben ritrovati e grazie dell'ascolto. Sono sicuro che molti di voi già conoscano la viola da gamba, se non altro perché GOG Genova ha presentato più di un concerto di musica antica in cui la viola figurava nell'organico, ma per i meno ferrati di voi faremo un brevissimo excursus storico. La viola nasce in Spagna da due illustri antenati. Uno è la vihuela, uno strumento in realtà pizzico spagnolo, che impropriamente ma per brevità definiremo adesso una chitarra molto antica, e il rebec o la ribeca, uno strumento ad arco d'origine araba molto diffuso nella penisola iberica in virtù della lunga dominazione che i Mori hanno avuto su quei territori. Da Valencia la viola raggiunge l'Italia grazie alla famiglia Borgia ed è proprio in Italia che, grazie alla maestria dei liutai veneziani, acquisisce quelle che saranno poi le sue forme definitive. Dall'Italia la viola raggiunge la Germania e la Francia e l'Inghilterra ed è proprio in Francia che raggiungerà lo status di strumento principe o principessa, volendo. In Italia viene sostituita da un certo punto dal violino, il quale aveva un fascino particolare per quanto riguardava il repertorio solistico, e viene sostituita dal violoncello per quanto riguarda la sua funzione di strumento accompagnatore, mentre in Francia rimane lo strumento preferito dell'aristocrazia per lungo tempo, quasi possiamo dire grosso modo fino alla Rivoluzione francese. È proprio alle dipendenze di Luigi XIV, il Re Sole, che lavorò e scrisse la maggior parte della sua musica Marin Marais. Marin Marais è stato un grandissimo compositore, allievo di Lully, ed è stato uno dei compositori che ha scritto più materiale per la viola da gamba, ben 5 libri di pièce de viol, scusate la pronuncia francese. Il pezzo che avete appena sentito è stato proprio estratto da uno di questi libri, il secondo libro di pezzi per viola da gamba del 1701. Il brano strutturalmente è piuttosto semplice, è una raccolta di variazioni basate sul tema di follia. Il tema della follia è una melodia o una progressione armonica successivamente molto antica, probabilmente uno dei temi più antichi della storia della musica europea, e il basso è semplicemente quello che avete sentito a lungo, molto semplice. Adesso noi lo eseguiamo in re minore. Le Folies d'Espagne, questo è il titolo che Marin Marais dà alle sue variazioni su questo basso, sono formate da 32 couplet o variazioni che giocano sulla variazione di questo basso cercando di mettere in luce tutti i possibili affetti che questo pattern può suscitare nell'ascoltatore. Per brevità ho fatto una piccola selezione, sono meno della metà le couplet che ho scelto e sono state scelte perché sono le mie preferite fondamentalmente e sono quelle che secondo me, messe insieme in quest'ordine, riescono a creare un percorso anche drammaturgicamente molto interessante. Per qualunque ulteriore informazione siate liberi di contattarmi e grazie per l'attenzione. Alla prossima!